Eccoci qua con un nuovo video di GT Online. Oggi il video tanto atteso. Oddio, non so se è tanto atteso. Io vi dico questo. Beh, innanzitutto, come in ogni video, ormai è diventata peggio di un robot. Lasciate like, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina così vi arriverà, oddio, ogni volta che pubblicheremo un video o inizieremo una live, la notifica. Seguiteci su Twitch, Game World Ita, e su Instagram sempre Game World Ita. In questo video andremo a vedere il famigerato garage. Diciamo, vi faccio vedere quello principale, dove tengo tutte le macchine che uso più spesso, quelle di lusso, insomma. Se vedrò che questo video andrà bene, porterò anche la seconda parte, dove vi faccio vedere anche il garage d'epoca. E se andrà bene quello del garage d'epoca, vi farò vedere boh, un altro garage dei veicoli, il garage dei veicoli speciale. Tutto dipende se questo video qua andrà bene. Se vedo che non interessa, non sto neanche a fare un altro video e vi faccio vedere degli altri veicoli se appunto non mi interessano. Guardiamo come appunto va questo, poi valuterò se fare altri video dove faccio vedere altri garage. Allora, aspetta, prima di entrare, io prima avevo il garage principale qua giù all'attico di lusso. Che l'attico di lusso, per chi non sapesse, è a differenza di una casa normale che si trovano da queste parti qua, ha la possibilità di fare i colpi. Infatti, ha la stanza di pianificazione di Lester. E appunto al garage a 10 posti. Io avevo qua appunto il garage principale, che ho trasferito tutto qua giù all'ufficio del zio, perché c'è un garage a 3 piani, cioè due garage a 3 piani, perché ora il primo garage che vi faccio vedere entrando da qui è il primo garage a 3 piani con quelli di lusso. Poi sempre scendendo con l'ascensore ho altri 3 piani con macchine d'epoca che vi farò vedere sempre se questo video andrà bene, come ho detto prima. Io ho questo edificio qua del zio, che non è quello base, è quello diciamo medio, perché quello base è quello lì della Maze Bank. Questo qua diciamo è quello medio, se si può giudicare così. Quello massimo è, mi sembra, da queste parti qua. Ecco, mi sembra è qui quello proprio di alto alto alto, però mi torna meglio qua a me, l'ho preso qua anche perché oltre ad essere buono è alto, insomma, figo. E cosa voglio dire? Ah, poi qua ho un altro sempre garage, un altro garage dell'attico di lusso, un altro attico di lusso che ho preso solo per il garage. Però ora non ci stiamo a dilungare troppo, andiamo nel primo garage a 3 livelli, secondo, boh, magari lo vedrete, magari no. Ripeto, ora non so come sono messe bene le macchine che a disposizione, perché non entrandoci da tanto. Oh, eccolo. Io direi di partire da in fondo. Qui in fondo c'è la mia amata, io mi piace un sacco come l'ho fatta. La Pegassi Tempesta, l'ho fatta così, vabbè, in carbonio, come si chiama questo? Oddio, non mi viene il nome. Il cofano in carbonio, l'alettone, c'era anche la possibilità di metterlo in carbonio, io però l'ho scelto così che in carbonio non mi piaceva. Ruote, vabbè, tutte, è inutile che vi dico che sono tutte antiproiettile. Qui ci ho messo la scritta anche ali pneumatici e basta questo. Poi i motori sono tutti potenziati al massimo, l'aderenza potenziata al massimo, il tubo è tutto al massimo, quello lo do per scontato in tutti. Questa non mi ricordo come si chiama. Questa è la Benefactor, che questa è carina, però non la se non ricordo l'ho usata sì e no una volta. Io uso tanto la Tempesta, questa qui no. Poi questa la Devastate, no. Sì, la Devastate, che mi sembra fino a poco tempo fa era la macchina più veloce del gioco. Ora non lo so se è ancora, se ne sono uscite altre perché non sto più tanto dietro. E questa lo uso un botto insieme alla Tempesta, figa,
Ogni tanto ci cambio la livrea perché usandola sempre mi viene un po' a noia alcune volte. Questa la Tyrus. Tyrus, vabbè, inutile, non neanche ve la sto a spiegare perché è la classica macchina che ci si fa la maggior parte di gare sull'online. Questa invece è la, com'è che si chiama? La BR8, che è la macchina da corsa. Questa è allucinante, è allucinante. Cioè, ti puoi andare anche al massimo della sua velocità, fai le curve, non sguscia, non sguscia, insomma, non sbanda per niente, anche se va veloce, è bellissima, soprattutto per fare le curve, appunto. Questa, vabbè, anche questa non ha bisogno di presentazioni. È la X80 Proto, figa, almeno perlomeno a me piace, infatti l'ho fatta io così. Ruote così, con le rifiniture arancioni e questo colore tipo vino, non lo so come si chiama questo tipo di colore. Alettone, mi sembra questo sia in carbonio, non mi vorrei sbagliare. Con vabbè, l'assetto ribassato, eccetera. Andiamo come prima macchina abbiamo la Tyrant, anche questa la usavo tanto, in passato la usavo tanto, ora un po' meno perché uso sempre appunto la Devastate e la, non mi viene il nome. E quell'altra, insomma, oddio, ora mi viene il nome, insomma. Anche questa figa, il segno della crew, potevo anche risparmiare, lo so, non ci sta niente, infatti la prossima cosa che farò lo leverò. Cofano in carbonio, e l'alettone, anche questo è in carbonio, sì, anche questo è in carbonio. Questa è la FMJ, questa l'ho fatta tutta rivestita in oro, mi è costato un fottio farla, e anche questa non l'ho usata tanto. Figa, e non vi so dire come va perché non me lo ricordo sinceramente. Questa l'ho usata un botto, cioè ora non lo uso più tanto, la usavo prima tantissimo, che è la F8, la Obey F8, che sarebbe in poche parole l'Audi, infatti il segno, cioè il segno dell'Audi, diciamo, diviso a metà, però figa. Però diciamo che non è che vada così tanto forte, diciamo è più estetica, infatti guarda che marmitte fighe c'ha, è tutta estetica, però non è che vada così tanto forte. Questa è la vacca che anche qui ci ho messo il simbolo della crew, questa mi passava per la mente quando ce l'ho messo, non lo so perché è inguardabile. La vacca non, sinceramente non è neanche, non mi piace neanche, però l'ho presa per completezza, giusto per averla nel garage. E basta, poi c'è la Lettonin, non è in carbonio. Questa invece è la Grotti Classic. Ci ho messo in cima questa cosa qua, la bandiera italiana. Qui ci ho messo sul cofano, come si chiama, la reazione, no, non mi ricordo, non so i temi, però è il coso che fa prendere il motore. E dietro c'ha tutti questi alettoni per farla tenere più incollata possibile. C'ho sempre le stesse marmitte, sto dicendo, per tenerla più incollata possibile al terreno, per non farla sbandare. C'ho poi le stesse marmitte della, com'è che si chiamava? Della F8. Ruote cromate e basta. Questa è la Paria. Questa l'ho usata tanto tempo fa. Queste macchine qua non l'ho tanto usata, cioè non le sto usando tanto, tanto. Le usavo in passato. Anche questa cofano e tettuccio in carbonio, ruote così con questa rifinitura bianca e non sono cromati, o sono cromati, sì, sono cromati.
circhioni cromati, sempre le cose sul cofano per dare aria, non mi ricordo come si chiamano, che nome hanno, però pace. Ah, e le minigonne, scusate, con scritto paria, infatti sono lì sotto, ecco. Come ultima macchina qua ci sta la mitica Comet, modificata da Bennis. E che vi dici? Vabbè, una semplice Comet modificata, ok, niente di eccezionale. Andiamo nell'ultimo piano, che è appunto il terzo. Qua la uso un botto perché a me garba anche nella realtà. Questa qui sarebbe l'equivalente della 500 Abarth. E ci ho speso un botto sta macchina perché la cambio sempre, la modifico, cambio le livree, eccetera. E appunto la uso un botto, è la Grotti Brioso, si chiama in questo gioco. Ci ho messo l'alettone, eccetera, che insomma spinge. E niente, questa qua la uso tanto. Poi c'è questa, che anche questa l'ho rivestita tutta in oro. Mi è costata una fracca, e anche questa mai usata, cioè no, ma usata, l'ho usata in passato, però ora sempre non la uso quasi mai. Cosa voglio dire? Ah, cerchioni cromati, alettoni in carbonio, se non sbaglio. No, sì, alettoni in carbonio e basta. Qua vabbè, la iconica intorno, chi è che non ce l'ha su GTA? Penso nessuno. E volevo dire, no, oddio, mi sono confuso. Volevo dire, ce l'hanno, chi è che non ce l'ha? Ce l'hanno tutti. La prima macchina che uno si compra, anche questa, che è la Grotti Turismo R, semplice, non l'ho modificata tanto perché appunto era è stata una delle, non dico prime macchine, ma non l'ho più toccata ed è stata qua da tantissimo, ferma con le modifiche che feci tanto tempo fa, sempre col simbolo della Crew. Io cosa avevo nella testa per mettere questo simbolo nelle macchine, che è brutto, non si può vedere. Questa invece mi piace tantissimo, oddio, non mi ricordo più come si pronuncia, insomma non mi ricordo, però questa mi piace un casino, soprattutto per con questa livrea qua. E non, se non ricordo male, non va neanche così tanto male. Va, spinge, spinge. Questa la comprai e ne vinsi anche un'altra al casino, che però misi in un altro garage a parte, nelle macchine di doppione, insomma. Anche queste. Come si dice, cerchioni cromati, minigonne e basta. Alettone di carbonio e basta. Questa invece non so perché sia qua, perché va nelle auto d'epoca, nel garage delle auto d'epoca. Finito questo video ce la porterò. E anche questa va a regola nelle auto d'epoca, però diciamo che non è che farebbe tanto parte, perché è una macchina che costa pochissimo, l'ho presa giusto per avercela e basta. Ok, finito questo, il primo garage, quello diciamo tra parentesi di lusso, che vabbè, diciamo sono le macchine che uso di più, prevalentemente tutte quelle di lusso. Se questo video andrà bene, vi farò un altro video dove vi farò vedere le macchine d'epoca, tutte le macchine d'epoca che ho, e niente, questo. Mi raccomando, se volete vedere il prossimo video, lasciate like e condividete il video. Così condividete il video, così capisco che vi piace e continuo con la serie, faccio vedere tutti gli altri garage. Detto questo, vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, lasciate like, iscrivetevi e ciao.